Ci siamo. Cari amici, buonasera, grazie di essere ancora una volta con noi nel salotto virtuale delle edizioni Ares. Per oggi il versante che abbiamo scelto è quello della storia. Abbiamo qui un grande autore, Ares, una delle colonne della nostra casa editrice. Ci sono veramente tanti ormai i titoli di Alberto Leoni nel nostro catalogo. Grazie Alberto di essere ancora una volta con noi stasera. Come al solito, prima di tuffarci nel cuore della serata, sarà una serata credo molto intensa, che avremo dei picchi infernali, dei picchi paradisiaci, mi verrebbe da dire, se Alberto me lo consente, perché sarà un viaggio davvero molto vario, molto diversificato, alcune volte un viaggio nell'orrore, nelle pagine più tenebrose della storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia, però allo stesso tempo toccheremo delle pagine di santità, di eroismo, di dedizione e sacrificio sublimi, userei proprio questa parola, quindi paradisiache, perché presentiamo stasera la storia di tanti sacerdoti che diedero la vita per il proprio gregge, che non si tirarono indietro proprio nei momenti cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Però prima di presentare O tutti o nessuno, che è il libro, la fatica più recente di Alberto Leoni, come sapete mi fa sempre piacere, nell'attesa anche che man mano tutti gli amici da casa si possano collegare, raccontarvi quello che sta succedendo nelle nostre mura, sperando che poi presto anche il nostro soggiorno, così bello, così luminoso, possa tornare a incontrare gli autori dal vivo e poter ospitare i nostri amati happy hour letterari. Allora, intanto vi annuncio che vi do qualche anteprima, di solito la do sempre in queste dirette serali, perché avremo la settimana prossima un calendario veramente molto fitto di eventi, per cui allacciate le cinture di sicurezza e tenetevi ben fermi, perché prenotatevi le serate, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta con un campionario di storie davvero molto molto vario. Allora, partiamo martedì sera con la presentazione di un saggio su Michelangelo, l'uomo e l'artista fuori dai cliché. Presentazione sempre la fascia che abbiamo scelto ormai, quella delle 21, è ormai la fascia consolidata della maggior parte di queste presentazioni. E abbiamo una studiosa, docente alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma, che è Maria Angeles Vittoria, che presenta un profilo inedito di Michelangelo Buonarroti. Il libro deve ancora uscire, uscirà a giorni, quindi questa è un'anteprima dell'anteprima. Comunque, per saperne di più, vi potrete vedere a breve la nostra comunicazione sui social, i nostri comunicati stampa, la nostra newsletter, però ecco, segnatevi la data di martedì sera. Poi mercoledì è il 21 del mese e, come ormai sapete, voi che siete affezionati di queste dirette, il 21 del mese noi lo dedichiamo sempre a ricordare quest'anno i 100 anni della nascita di Eugenio Corti. E stiamo di volta in volta riscoprendo e invitando alla lettura dell'Opera Omnia di Eugenio. E tra l'altro mi piace ricordare che questa settimana abbiamo lanciato la nuova edizione con una bellissima veste grafica, tutta nuova e scintillante, dell'Isola del Paradiso. Sapete che Eugenio considerava l'ammutinamento del Bounty una sorta di mito esemplare per il nostro tempo, di uomini che credevano ancora nel buon selvaggio, che avevano tentato il paradiso in terra, in questa isola tropicale, incontaminata, circondata da isolane bellissime e seducenti, e poi quell'avventura che doveva essere di un paradiso si rivelò il più tragico delle lande infernali, perché si fecero tutti a pezzi. E Eugenio, nel suo diario, tra l'altro lo trovate con un colpo di clic sulle pagine di Eugenio Corti, una pagina di diario pubblicata nel Fumo del Tempio, un altro suo libro, pubblicato dalle edizioni Ares, ricordava, diciamo, tutti i grandi film hollywoodiani, la grande pubblicistica si è fermata sempre sulla prima parte della storia del Bounty, cioè l'ammutinamento e il sogno della vita nuova, in questa isola incontaminata.
No, tutti, no, tutti diciamo, omettono di raccontare il tragico seguito di sangue della storia. Ecco, Eugenio invece si focalizzò proprio su questa parte. Tra l'altro, il libro lo abbiamo anche appena caricato sulla piattaforma dei nostri libri digitali, per cui se avete voglia di andare sul nostro sito a vedere anche quali sono i libri che abbiamo lanciato sulla piattaforma digitale, potete vedere, avere tantissimi libri Ares davvero a colpo di clic. E appuntamento cortiano è per mercoledì, questa volta non alle 21 ma alle 19, e il libro che andiamo a riscoprire è Gli ultimi soldati del re. Avremo come relatori il giornalista Renato Farina e Silvia Stucchi. E sapete che saranno moderati da quello che è l'ideatore di questo ciclo di incontri cortiani, che è Dario Romano. Gli ultimi soldati del re è una storia molto affascinante, perché è la storia autobiografica, come buona parte della narrativa di Eugenio, in cui lui scappa da quella che era la città di Nettunia, allora, dove stava svolgendo il suo servizio da ufficiale, per attraversare le linee e ricongiungersi agli alleati e combattere i tedeschi. È una storia che poi racconterà tutta l'avanzata sull'Adriatica, una serie di battaglie dopo l'altra, un libro davvero pieno di avventura e che andava e va assolutamente riscoperto. Ultima diretta della settimana prossima, vedete che così è davvero fitto e suggestivo il panorama. Tocchiamo l'arte con Michelangelo, tocchiamo la storia con la riscoperta di quest'opera di Eugenio Corti. Ci tuffiamo invece per la nostra diretta di giovedì sera alle 21 nei sanguinosi scenari delle guerre di religione, in particolare nella guerra dei Trent'anni, che è il grande teatro, il grande scenario del nuovo romanzo di Elisabetta Spala. Che sono felicissimo di darlo stasera come annuncio, come anteprima, no? Regalando un po' di chicche. Questa sera Elisabetta Sala torna con Ares. Sapete che ha fatto dei libri meravigliosi che vi invito a scoprire sul nostro sito, dedicati al Cinquecento inglese, su Shakespeare cattolico, sulle persecuzioni contro i cattolici all'epoca di Elisabetta la Sanguinaria e di Enrico VIII. Adesso, diciamo così, la sua vena creativa si è applicata invece alla narrazione. Tra l'altro, lei aveva fatto anche con l'editore D'Ettoris un bellissimo romanzo ambientato all'epoca della congiura delle polveri, che vi consiglio assolutamente. Ecco, torna con Ares con un grande affresco, una grande storia d'amore tra una donna, diciamo così, una prostituta al seguito degli eserciti che cerca redenzione, e un mercenario, un uomo, un guerriero che è stanco di tutto il sangue versato, vorrebbe iniziare una vita nuova. Nascerà un grande amore tra i due, ma dovranno affrontare alcuni dei più temibili scenari dell'Europa incenerita dalle guerre di religione. Mi fermo qui, per la narrativa non bisogna spoilerare nulla, è un grande affresco, un grande romanzo. In bocca al lupo, Elisabetta, per questa nuova avventura. Fine, diciamo così, degli spot pubblicitari. Alberto, adesso tocca a te. Allora, stasera vi annunciavo una serata che sarà una girandola di emozioni, perché dobbiamo mettere lo zoom su delle storie dissepolte che con coraggio Alberto ha, dopo tanti anni, riportato in primo piano, facendolo con, diciamo così, rigore da una parte e poi, diciamo quello così, uno dei tratti dominanti che mi piace sottolineare della scrittura di Alberto, che è, diciamo così, questa passione del narratore. Cioè, lui è uno storico rigoroso, come tanti storici, però le sue pagine, e questo è uno dei suoi pregi migliori, trasudano passione. Cioè, uno capisce, leggendole, sfogliandole, quanto le vicende che lui ha dissepolto da questa memoria stiano a cuore, all'autore. Di che cosa il libro, faccio vedere la copertina di questo libro che potete prendere sul nostro sito, ma è già anche in libreria, o tutti o nessuno, con la significativa e cruda immagine di una fucilazione in copertina.
Allora, io così tratteggio per sommi capi le vicende di cui parliamo e poi Alberto ci porterà per mano nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Allora, c'è una piccola chiesina a Pieve di Rivoschio che ha 123 ritratti o lapidi o ricordi o foto, quando non, cioè quello che si è potuto sapere. Di 123 sacerdoti o religiosi che caddero in Emilia-Romagna per mano violenta, diciamo così, durante la Seconda Guerra Mondiale. Morti, diciamo, mi verrebbe da dire, di tutte le morti possibili, no? Nel senso che questo è un libro che gronda dolore ogni pagina. Ci sono storie di fucilati, di gente che dall'ultimo sacerdoti che danno l'ultima benedizione tenendosi le viscere aperte dopo una scheggia di bomba. Però sono accomunati, direi, queste figure di essere sacerdoti che sono stati sacerdoti fino all'ultimo. O tutti o nessuno, un titolo bellissimo, il sottotitolo recita Storia e ritratti dei 123. Mandate a memoria questo numero, 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia Romagna nella Seconda Guerra Mondiale. Il viaggio che ci fa fare Alberto Leoni è stato questo. Lui adesso ci racconterà come è nato questo viaggio, però vede questa cappella, questa piccola chiesa a Pieve di Rivoschio, con questi 123 icone, mettiamo, ritratti, fotografie, quello che sia, e dice: io voglio sapere qualcosa di più di questi uomini che non si tirarono indietro. Ed è interessante che Alberto li ha catalogati a seconda, diciamo così, della morte che ebbero. Cioè alcuni morirono sotto i bombardamenti delle bombe alleate, alcuni fatti fuori dall'odio nero, alcuni fatti fuori dall'odio rosso. Mi sono segnato qui, su 123, se non ho sbagliato i calcoli, abbiamo 45 che morirono sotto i bombardamenti, 8 uccisi dai fascisti, 29 dai nazisti, 27 dai partigiani, 14 caduti in servizio. Ma ci sono veramente le storie più disparate in questo viaggio. C'è il sacerdote che è su una nave che viene silurata, lascia il suo giubbotto di salvataggio a un altro e lui muore e l'altro magari si salva. C'è chi muore sotto un bombardamento nella sua canonica abbracciato alla madre. C'è quello che muore di lui non sa, sotto un bombardamento e non si sa più nulla, non si ritrova più nulla se non una dentiera. E poi ci sono i tanti, tantissimi che sono finiti di fronte a un plotone di esecuzione, sotto le rappresaglie nazifasciste. E poi c'è la parte, diciamo così, forse più dolorosa, forse più rimossa, che sono i sacerdoti uccisi dopo la fine della guerra o negli ultimi istanti della guerra dai sedicenti partigiani rosso, cioè spesso in clamoroso odio alla rivoluzione, scusate, alla religione. Ecco, ci sono storie, alcune sono note, le vicende che ruotano intorno a Montesole e Marzabotto, altre le racconta questo libro per la prima volta. Ecco, io chiederei ad Alberto se ci racconta intanto le sue emozioni, anche la prima volta che ti sei trovato di fronte a questa chiesetta e hai detto, guardando questi volti, è come nata l'idea a un certo punto di dare voce a questi magari ovali ingialliti dal tempo che ti dicevano, dai, racconta di me, fai che la mia memoria non vada perduta, perché il mio sacrificio forse non è stato vano. Alberto, com'è nato tutto? Allora, innanzitutto grazie Alessandro e grazie a Redizioni Ares per avermi dato ancora fiducia, dato ancora la possibilità di raccontare delle storie. Una fiducia che non è mai scontata. Ogni volta, ogni libro, ogni impresa, ogni volta è un triplo salto mortale. Si spera sempre di atterrare con i piedi e non so, con la faccia. Però devo dire la verità, cioè, questo già, solo raccontare come è nato questo libro è già un romanzo in sé, nel senso che anzitutto bisogna ringraziare il Covid, perché
Perché? Ma per un fatto, perché quando facevamo le presentazioni, una volta facevamo le presentazioni belle tra di noi, no? Però non c'era questa grande diffusione a livello nazionale. E invece l'anno scorso avevo fatto una diretta Zoom per degli amici sulla Resistenza, presentavo tre figure di partigiani cattolici. E così una mia amica di Cesena mi diceva: guarda che c'è un'altra mia amica di Gatteo che... E mi viene a dire Silvana Montalti, che credo che sia in collegamento in questo momento, mi dice: guarda, esiste questa chiesa un po' dimenticata, adesso la stanno ristrutturando, la diocesi ha trovato i fondi per rimettere a posto la cosa e per rimettere a posto la chiesa. E allora, Covid permettendo, alla fine, durante nello slot possibile, durante le vacanze, allora mi sono incontrato Silvana, gentilissima. Siamo andati insieme a questa chiesetta. Ecco, mai più pensavo di trovare una cosa come questa, vale a dire una chiesa. Siamo entrati che diversi quadri erano stati messi giù perché Pierino Petrini, che è quello che ha raccolto l'eredità di chi ha fatto queste ricerche, stava rimettendo a posto la chiesa. Ci sono tutti questi quadri lungo le pareti e mancavano quelle dell'abside che adesso probabilmente sono state rimesse a posto. E in questo silenzio, in questa chiesa che sembrava una chiesa, un paesaggio un po' post-atomico, perché già il posto è abbastanza isolato. Se poi mettiamo che la chiesa era anche un pochino diroccata, dava un po' l'idea di un resto di cristianesimo che ancora resiste, perché in fondo la resistenza è questa. Che cos'è la resistenza? Resistere è resistere al nulla. È il nulla che oggi cerca di dominare, cerca di imporre la propria legge, ti impone anche di dimenticare, di seppellire, di lasciar perdere. E invece Silvana e Pierino hanno tenuto duro e hanno resistito e hanno conservato questa cosa, sperando contro ogni speranza, sperando sempre che questa cosa venisse pubblicata, che venisse conosciuta da qualcuno. E infatti oggi eccoci qua. E, tra l'altro, è venuta fuori una cosa, lo dico perché me l'ha raccontato Silvana, che tutto è nato da un sogno che ha fatto Silvana. Adesso quello che dirò potrà sembrare una favoletta, ma sono i fatti. Ha sognato un prete, si chiama Don Elia, che diceva di prendersi cura. Si chiedeva sempre chi fosse questo Don Elia e l'ha identificato in Don Elia Comini, che è uno dei 123 preti che sono, le cui foto sono all'interno della chiesa. E questo Don Elia Comini è stato ucciso a Marzabotto. Questo me lo raccontava mentre stavamo andando in macchina da Montalto a Forlì. Però ho fatto un rapido ragionamento perché mio nonno, Adelmo Capri, proprio nel settembre del 44 proveniva dalla Toscana a piedi e si era probabilmente, non siamo sicuri, non sono sicuro della cosa perché ormai non è più possibile accertarlo, ma è probabile che sia stato arrestato e sia stato portato proprio a Pioppi di Salvare e abbia incontrato Don Elia Comini. Poi mio nonno faceva parte di quei soggetti, di quei che si sono offerti volontari intelligentemente per andare a lavorare in Germania, è stato deportato in campo di concentramento ed è riuscito a tornare senza mai raccontare nulla di tutto quello che aveva visto. Mentre invece tutti quelli che sono rimasti lì, gli invalidi, sono stati mitragliati proprio con Don Elia Comini e con padre Martino Capelli, che prima ricordava Alessandro. Ecco, comunque, quindi c'è un coinvolgimento, diciamo che c'è un coinvolgimento molto personale. Questa cosa andava fatta, toccava a me perché non l'aveva fatta nessuno. E come diceva, credo, Vittorio Messori, quando i cavalli di razza non scendono in pista, è ora che i ronzini cominciano a correre. Per cui a questo punto
toccato a me. E l'ho fatto molto volentieri, e più andavo avanti ad approfondire le biografie di questi preti, e più queste fotografie mute parlavano a me, perché se vi recherete, come spero vi recherete, in questa chiesetta vedrete non una cosa funerea o tetra, come qualcuno a volte può aver detto, ma semplicemente dei volti che ti interrogano, ma che ti guardano con amore, perché tu sei una pecorella, tu sei una pecora da accudire. Ecco, questa cosa di essere accudito, come lo sono stato in tutta la mia vita dai preti che ho conosciuto, dai sacerdoti che ho conosciuto, questo è stata Sai, la cosa. Alberto, una cosa che leggendo le tue pagine, cioè si scopre proprio passo dopo passo, mi verrebbe da dire, il desiderio di santità che avevano questi sacerdoti, perché in alcuni ci sono, tu hai riportato nel libro, sono alcuni dei passi più toccanti, vediamo se qualcuno Certo. lo ritrovo, cioè alcuni avevano il seme del martirio nel cuore, cioè dicevano tutto mi può succedere nella vita purché diciamo così, purché non perda la vocazione sacerdotale, purché non venga mai meno alla mia missione. Io mi sono segnato proprio in Proprio Don sì. Elia. Don Elia, Non che è una figura. È una figura incredibile che da film, di cui è aperto poi, mi piace ricordare, mi sembra 8 di queste persone che tu eri, questi uomini di Dio, di cui parli nel libro, è aperto il processo di beatificazione, e uno, seminarista, giovanissimo, trucidato, Rivi, di cui vorrei che spendessi qualche parola su di lui, forse il più giovane delle vittime sì, di cui sicuramente. parli. E, diciamo così, è già beato, è già stato beatificato nel 2013 o 15, adesso non mi ricordo. Però ecco, per dirvi la caratura di questi personaggi, Don Elia a un certo punto dice, allora, al momento dell'ordinazione sacerdotale, tu scrivi, lui disse, ho domandato a Gesù la morte piuttosto che venir meno la mia vocazione sacerdotale. E seconda richiesta, l'amore eroico per le anime. Ecco, questa è una cosa che, diciamo così, emerge in tantissimi punti, no? Cioè, diversi di questi uomini hanno avuto la possibilità concretissima di salvarsi, eppure hanno detto no, io devo stare fino in fondo con il gregge che mi è stato affidato. E quindi magari, diciamo, si sono messi davanti per primi di fronte al plotone, no? C'è qualcuno addirittura, mi sembra sia una delle storie terribili che riguarda Montesole, uno dei sacerdoti addirittura viene mitragliato mentre ha la pisside col Santissimo tra le mani di fronte agli altri. Se ti va, mi piacerebbe così per noi, tutti i nostri ascoltatori, poi invito anche se hanno delle domande, delle curiosità, perché davvero questa sera andiamo a riscoprire delle figure eroiche dimenticate, e mi verrebbe da dire che nel tuo, Alberto, è uno studio pionieristico, sarebbe bello che poi su questi 123 persone si potesse, su alcune è stato fatto, ma su altre no, no? Raccontare di più, no? Perché davvero alcune morti sono completamente cadute nell'oblio, non si sa nulla, di alcuni non è mai stato trovato il corpo. Penso a chi fu messo nel fiume Reno, dopo ucciso, mitragliato di fronte a una cisterna, di quelle vittime, non abbiamo neanche il corpo. No? E allora, se magari ci fai, proprio, non mi verrebbe a dire non la pole position del cuore per te, però alcune figure in questa galleria, no, che passa per le persone uccise dalle bombe, chi era, anche dei cappellani militari, che sono spesso delle figure totalmente misconosciute, no? Anzi, certa pubblicistica ha proprio infangato la figura di questi personaggi, cioè, il cappellano militare allora era un militarista sfrenato o chissà quanto altro, e sono persone che sono morte dando l'estrema unzione
ai soldati feriti, sono quelli che andavano a recuperare quando non andava a recuperare nessuno i cadaveri, che volevano dare sepoltura ai morti e così via, no? Ecco, allora magari se ci fai qualche cameo, no? Dei personaggi che ti hanno sorpreso di più, che ti hanno colpito di più, insomma, che ti sembrano particolarmente esemplari, poi io dico ovviamente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, il libro è una miniera, no? Per cui uno sceglierà quali personaggi approfondire. Però hai aperto, diciamo così, la pista. Dici quali sono un pochino alcune figure che ti hanno colpito in modo particolare o che ti sembrano esemplari su alcuni punti di vista. Allora, due premesse. La prima, il titolo, è una frase detta proprio da Don Elia Comini, che era rinchiuso in questa canapiera a Pioppe di Salvaro, che è una frazione di Marzabotto, con altri 45 ostaggi. A un certo punto c'è una trattativa e dicono, ma Don Elia Comini e padre Capelli possono uscire, possono salvarsi, no? Avevano trattato con l'SS per salvare almeno i preti, che era evidente che non c'entrassero proprio niente con la resistenza, ma non c'entravano nemmeno gli altri, anche perché avevano lasciato giù gli invalidi. Cioè, hanno deportato ad Auschwitz i validi e hanno fucilato gli invalidi. Questa è la logica nazista, che vabbè, qui è pieno di episodi di questo genere. Ma la risposta di padre di Don Elia Comini fa: o tu o nessuno, o liberate tutti o nemmeno io me ne vado da qua. E infatti viene mitragliato nella botte di Pioppo di Salvaro insieme agli altri, proprio mentre sta benedicendo per l'ultima volta tutti quanti. Ma questo titolo ha un altro significato, ed è un significato che riguarda tutti i sacerdoti, o tutti o nessuno, nel senso che tutti vanno ricordati, tutti indistintamente. Perché qui il discorso che ha fatto, la ricerca che ha fatto Don Alberto Benedettini, a cui si deve la ricerca di tutti questi volti, di questi soggetti, è proprio questa, che nessuno può essere dimenticato perché tutti hanno amato la Chiesa. E infatti tutti questi ritratti non sono messi in un ordine cronologico storico, ma sono messi per ordine di appartenenza alla diocesi. Si parte della diocesi di Forlì e poi via via appartenenza all'ordine religioso, perché ciò che conta è l'appartenenza. E così noi troviamo delle medaglie d'oro della Resistenza, come Pasquino Borghi, no? O come Don Elio Monari, così come troviamo invece un altro sacerdote che erroneamente è stato indicato come caduto combattendo contro i tedeschi, mentre invece da successive ricerche era cappellano militare di un battaglione genio inquadrato nella Wehrmacht. Questo per dire, ma dico questo proprio per rispetto nei confronti. E questa è la cosa che va fatta valere. Ed è per questo motivo, e questa è la premessa di fondo. Per quanto riguarda gli episodi per persone che tu dicevi, potrei fare un rapido excursus partendo per esempio dal cappellano militare, aspetta, da Don Alberto Carozza, 27 anni, diocesi di Piacenza, che viene silurato a bordo della nave Palermo, cede il proprio salvagente a un soldato e lui sceglie proprio di affondare con la nave, ma sceglie di affondare con la nave non come farebbe un comandante di una nave, sceglie di affondare con le persone con i soldati, sceglie di affondare col proprio gregge. Ed è questa la cosa straordinaria di Alberto Carozza, medaglia d'argento al valor militare, ma una medaglia d'argento della carità. Ecco, l'altra cosa che vorrei premettere: le medaglie d'oro, che ci sono, medaglie d'oro della Resistenza, ma sono medaglie d'oro della carità, non hanno fatto imprese militari, hanno dato la propria vita per le persone che stavano con loro, per il proprio gregge, perché proprio sono sacerdoti, sono pastori che hanno l'odore delle pecore, come dice Papa Francesco.
Poi ci sono quelli che invece sono morti durante i bombardamenti, anche qui ne troviamo tanti, io ne cito solo alcuni. C'è un personaggio che mi piace moltissimo, è Don Arturo Giovannini, 74 anni, Don Svanein. Ora, c'è un altro punto di appartenenza. Dunque, io all'anagrafe sono nato a Napoli, no? Però sono di Bologna, cioè, infatti vedi che mio padre è via D'Azeglio, mia madre è via Fondazza. Via D'Azeglio è la via centrale di Bologna, dove c'è anche l'abitazione di Lucio Dalla, tanto per intenderci, no? E i bolognesi sono gente strana, e anche io sono strano, per cui non faccio eccezione. Allora, Don Svanein, a 74 anni, era un personaggio. Lo ricordano come un personaggio divertentissimo e caritatevole, cioè quindi con una bonomia, con un senso dell'umorismo che è proprio tipico bolognese, come tutti ben sappiamo. E lui, quando c'erano i bombardamenti, lui stava in un monastero che stava vicino alla stazione, la stazione che veniva pesantemente bombardata. E lui l'aveva presa comoda a un certo punto, ma non riusciva, era un po' zoppo, era lento. Non riusciva ad andare al rifugio. Allora lui, molto serafico, quando c'era il bombardamento, passava davanti all'altare, salutava il Santissimo, dopodiché andava in una stanzetta un po' riparata e lì diceva il rosario mentre fuori c'erano le bombe. Diciamo, era uno che, diciamo che possiamo dire che l'aveva presa persa, però è morto dicendo il rosario. L'hanno trovato così, ma lui sapeva benissimo come sarebbe andata a finire. E aveva fatto un calcolo, ma aveva. È come se avesse detto: se devo proprio morire, voglio morire in braccio alla Madonna. E questa è una santità, anche questa. E l'altro soggetto, invece, Don Santo Pierin, 27 anni, di Vicenza, ma era coadiutore d'Argenta. Argenta, siamo nell'aprile del 45, siamo nelle ultime fasi della guerra. A un certo punto. La guerra è finita, eh? È finita, c'è stata la breccia di Argenta, il Corpo Italiano di Liberazione, il gruppo di raggruppamento Cremona è riuscito a sfondare, siamo alla fine della guerra, ma le mine faranno ancora vittime, centinaia di migliaia di vittime negli anni a seguire. Io stesso, che sono abbastanza vecchio, da ricordare che alle elementari c'erano i manifesti, dice non raccogliete niente, state attenti alle mine, anche ai miei tempi. Si doveva già, parliamo degli anni 65, bisogna stare attenti. 20 anni dopo c'era ancora gente che saltava sulle mine, tanto per dare un'idea di che cosa è successo in Italia. Bene, Don Santo Pierin, che era questo coadiutore di Argenta, vede che c'è un tedesco morto, un cadavere tedesco morto, in un campo minato. Allora, un altro direbbe, beh, lascialo lì perché tanto è un campo minato, no? Ma c'è un punto, c'è l'opera di misericordia corporale seppellire i morti. E allora lui è andato nel campo minato ed è saltato in aria. Va detto che Don Santo Pierin e altri sacerdoti sono morti in quel periodo, sono oggi ricordati, sono ricordati con forza in quel periodo, e ciò va semplicemente a onore della gente del posto che ancora ricorda questi grandi uomini, giovani uomini e il loro sacrificio. Se poi partiamo invece, questi sono i 45, diciamo i 45 morti, sono la parte più numerosa, sono morti per cause di guerra, sono rimasti coinvolti all'interno della guerra. C'era un prete a Cesenatico che guidava le ambulanze in mezzo alle bombe. Morto anche lui, gente che ha dato la vita ben sapendo a che cosa andava incontro. Il terzo capitolo del libro invece sui quelli che sono stati uccisi dall'odio nazifascista, soprattutto da tedeschi, da SS. Qui ce ne sono diversi, c'è Pasquino Tra Bondi, l'altro, Alberto, ti prego. chiederei su questo, tra l'altro ti chiederei, tu vai avanti, ma se poi fai anche una parentesi, perché so che è una vicenda che ti sta molto a cuore ed è una pa pagina della storia particolarmente, diciamo così, dolorosa sul massacro di Marzabotto, no? E Montesole, perché è stato scritto di tutto e di più, e spesso con imprecisione, diciamo così, ledendo la memoria delle vittime. No? Per cui mi piacerebbe, no? Tu adesso ovviamente ti ho stoppato l'attimo in questo
tunnel che è veramente affascinantissimo. Però ecco, so che è una vicenda su che ti sta a cuore, ne hai parlato già in un altro libro tuo meraviglioso che abbiamo fatto insieme, che insieme nel senso che ti ho incitato tanto a farlo perché sapevo che sarebbe venuto benissimo, che è Il Paradiso Devastato, che è una storia militare della campagna d'Italia, perché della Seconda Guerra Mondiale in Italia si è parlato spesso a livello politico, o sul tema della resistenza e dintorni, però poco proprio degli aspetti militari che sono interessantissimi. La tua è una delle poche ricostruzioni a tutto tondo di quel dramma infinito, però con il taglio prettamente militare. Ecco, per cui, mentre ci vai raccontando il capitolo che racconta, diciamo così, i massacrati dall'odio nero, se ci fai anche una parentesi sui terribili, crudelissimi fatti di Marzabotto, magari ci dai anche qualche tuo parere sui film, no? Ne abbiamo parlato prima, ci sentivamo, perché mi piace in queste dirette essere un po' trasversale, anche dare riferimenti che non siano soltanto bibliografici, ma anche la portata, diciamo così, dei film. Comunque, scusa l'interruzione, vai avanti raccontando. Hai fatto bene a dirlo perché adesso mi fermo. Sulla questione di Marzabotto ho approfondito, ho fatto un approfondimento abbastanza ponderoso nel Paradiso Devastato. Va detto che mi sento coinvolto in prima persona perché mia mamma è di Grizzana Morandi ed è una delle poche scampate. È scampata unicamente, ci sono stati due casi in tutto di civili che non sono stati trucidati, due gruppi, ambedue su un centinaio circa di persone, tirati fuori, donne e bambini, tirati fuori da un rifugio, e in tutti e due i casi si sono salvati perché in questi due casi si è trovato qualcuno che parlava tedesco. Il fatto di rivolgersi ai nazisti nella loro lingua è come se probabilmente li avesse fatti apparire degli esseri umani. E allora i nazisti ci hanno ripensato e li hanno lasciati andare. Tutto questo dopo che mia mamma, che all'epoca aveva 14 anni, fate conto, rimanere a 14 anni per 3 ore sotto la pioggia con le mitragliatrici puntate che possono sparare da un momento con l'altro. Questo è quello che è avvenuto con le 750-800 vittime civili di questo terrificante massacro e poi con tutto quello che è stato costruito. Sulla questione sulla Stella Rossa, che è una banda di scarsa efficienza bellica che si era fatta odiare dalla popolazione, detto francamente. Lo dico e mi sento di dirlo proprio perché sia nel Paradiso Devastato sia in un altro lavoro che sto facendo, invece la questione della resistenza è un valore che va salvaguardato, la resistenza sotto tutti gli aspetti, sotto tutto l'arco, diciamo quello che potremmo chiamare arco costituzionale, dai monarchici fino al Partito Comunista, tenendo conto però che i crimini della resistenza sono pertinenti esclusivamente alla resistenza rossa. La giustizia e libertà, quanto fosse Mazzignano, erano dei combattenti durissimi e valorosissimi, però crimini non mi risulta che ne abbiano commessi e comunque non a questo livello, non a questa estensione. Questa però, diciamo, questa è la, mi dicevi, i film, sì, ho visto L'uomo che verrà, che è sicuramente un film valido da un punto di vista artistico, molto interessante, però diciamo che non coglie quella che era una problematica del territorio che mi sentivo raccontare quando ero piccolo. E che invece ho visto questa tematica di conflittualità con il movimento partigiano, invece ho letto, ricalcata in quel bellissimo libro che è il libro su Marzabotto di Don Dario Zanini, che ha fatto una ricostruzione forse la migliore che abbia mai letto Eppure non il più conosciuto, eh?
Non il più conosciuto dei libri su Mazzoni. Assolutamente non è più conosciuto, assolutamente no. Cioè, poi anche le figure di preti che sono qui, che sono periti durante il massacro, che a volte sono decorate con medaglia d'oro della Resistenza, in realtà avevano sì rapporti con la Resistenza, ma potevano avere anche rapporti abbastanza conflittuali. Lo stesso padre Martino Capelli, che muore a Pioppi di Salvaro, stava per essere fucilato dai partigiani perché lo ritenevano una spia. In realtà il padre Martino Capelli ce l'aveva con i partigiani perché facevano attentati e poi dopo le rappresaglie venivano scatenate sulla popolazione. Quindi le cose non sono così semplici, cioè non c'è il bianco e il nero, cioè bisogna veramente le storie sono molto complesse e vanno riviste nel dettaglio. Così anche Don Ubaldo Marchionni, che è quello che il sacerdote che citavi prima, che è morto a Casaglia, se non ricordo male, con la pisside, è stato mitragliato mentre aveva la pisside in mano. Anche lui aveva dei rapporti, sì, con la Resistenza, ma non sempre buoni. E comunque, oppure c'era Don Fornasini, un uomo fantastico, l'angelo in bicicletta, come lo chiamavano, che è riuscito a salvare dalla rappresaglia una situazione perché era saltato in aria un treno e lui con un'investigazione da Sherlock Holmes in giro di 48 ore in bicicletta è riuscito a capire che era stato un incidente perché della gente del posto era andata a spillare il carburante tenendo in mano una torcia da acetilene su un'autobotte, su un'autocisterna piena di carburante. Ha fatto un botto che non finiva mai. Allora diceva, a grande attentato partigiano, in realtà erano dei poveretti che avevano trovato una brutta morte per colpa loro, fondamentalmente. Quindi, cioè, questa è un po' il mondo di Marzabotto. Ci sono poi, però, ecco, al di là di questo, tutta la storia della Resistenza, no? Cioè, c'è un personaggio che devo dire che mi ha sempre colpito. Quando l'ho visto la motivazione che c'era sotto la sua foto, io mi sono veramente cascate le braccia, ed è Don Domenico Turci, 30 anni, che aveva un padre repubblicano agnostico, no? Ma lui era andato in seminario. Ora, il padre agnostico gli paga gli studi del seminario, no? E quando lui decide di andare in seminario, il padre gli dice: io rispetto le tue decisioni e le tue convinzioni. Quello che ho fatto finora per te, contribuire agli studi con una parte della pensione, lo continuerò a fare. Mario avrebbe commentato né più tardi. Mio padre si dimostrò onesto e galantuomo, e soprattutto padre. Dice un bellissimo libro di Enzo Tramontani che parla di questa vecchia guardia repubblicana romagnola. Nella vecchia guardia repubblicana la politica era espressione di coscienza, luogo di lotta ideale più che di rivendicazioni sociali. Era atto di fede e momento di disciplina interiore. L'afflato religioso di cui è permeato il pensiero di Mazzini era trasmigrato nel cuore dei romagnoli e vi aveva acceso la scintilla di un credo superiore. E quindi l'incontro di questa spiritualità laica e cattolica, che per me è assolutamente intrigante, straordinaria, e ho voluto riportare. Ma la storia di Don Domenico Turci è terribile perché lui vede un terreno minato, salta un ragazzo su una mina che è stata messa davanti alla chiesa. Allora lui che cosa fa? Prende dei ramoscelli, stacca dei ramoscelli d'albero e contrassegna le mine in modo che la gente non ci cammini sopra. Cioè, dato la vita per le proprie pecore. Viene scoperto dai tedeschi e viene decapitato con una baionetta. E non erano SS, era Wehrmacht ordinaria. Ma questa, la brutalità, è la cifra complessiva di questo mondo. Quando poi veniamo all'ultimo E infatti stavo capitolo. chiedendo perché adesso forse dobbiamo, ci rimane ancora una decina di minuti, un quarto d'ora, ce lo prendiamo tutto per affrontare forse
la parte più delicata del tuo discorso, perché so che qualcuno ti contesterà su questo, perché diciamo così, spesso dice meglio tacere alcune cose per non rinvangare polemiche, però bisogna gente assassinata, ci sono degli innocenti assassinati ancora una volta per aver che hanno dato la vita, cioè parliamo di quei sacerdoti uccisi dalla Furia Rossa, diciamo così, in odio alla religione. Alcuni no, alcuni sono stati, lo dici tu stesso nel libro, probabilmente vittime di ruberie come tanti altri, però altri no. Cioè, ammazzare un seminarista di 14 anni non aveva veramente senso. Ecco, per cui se entriamo in questa parte che è veramente la più inspiegabile, perché colpa è a guerra finita, veramente dici perché, no? Cioè, Ma lo sai, sappiamo. è la fase della guerra, come ha detto Pavone, no? Delle tre fasi della guerra della Resistenza, della guerra rivoluzionaria, che era stata promossa e attuata da una parte del Partito Comunista, una parte, ed era soprattutto in Emilia, continuata in modo, mi verrebbe da pensare spontaneista, non organizzato dall'alto. Diciamo che dall'alto si ha l'impressione che sia stata più tollerata che cercata. C'era un diffuso pensiero per cui bisognava far fuori tutti i preti, compreso un quattordicenne come Rolando Rivi, che andava in giro sempre con l'abito talare perché lui voleva fare il prete. Era innamorato di Cristo e voleva fare il prete. E allora l'hanno. Contravvenendo a ogni regola esistente, questi responsabili di questo omicidio non l'hanno portato al comando brigata, dove probabilmente la cosa sarebbe finita in nulla, ma se lo sono tenuti con una falsa accusa, prendendolo a cinghiate e percuotendolo per ore e ore, cercando di fargli confessare quello che non poteva essere confessato, vale a dire che fosse una spia, fino a quando non è scattato una fossa il 13 aprile, infatti 2 giorni fa. L'anniversario, e l'hanno ammazzato a rivoltellate. Quando il padre si reca, riesce finalmente a trovare la cosa, riesce finalmente a trovarlo, il padre dice: ma guardate che non è possibile questa cosa, ma ha sofferto, povero bambino. E il commissario politico, tastandosi la pistola, dice: guardi che con questa non si soffre molto. Questo è il commento di uno che è stato poi processato, condannato, una verità giudiziaria, non è, diciamo che non è impugnabile. Ci sono poi morti per ruberie. In un caso, per esempio, adesso in un caso un seminarista ucciso con tutta la famiglia da un gruppo di partigiani, ma sono stati gli stessi partigiani a prendere i responsabili, a passarli per le armi. Per cui è difficile imputare alla resistenza un delitto di questo genere, quando è stata la resistenza stessa a far giustizia di questi malfattori. Ma fra i tanti ci sono, ecco, ce n'è uno che mi fa, ecco, forse il più rappresentativo di tutti è Don Francesco Venturelli. Io non so quanti conoscano questa figura di sacerdote straordinario, che era il parroco di Fossoli. Fossoli è il campo di concentramento, è un campo di transito, dove sono passati tantissimi partigiani ebrei. Stesso Primo Levi è passato da Fossoli. E Don Francesco Venturelli raccoglieva fondi per trovare, siccome tutti questi prigionieri erano scalzi, almeno gli dava gli zoccoli. Lui, in una relazione del 45, Don Venturelli documenta una spesa di più di 6.000 lire solo in zoccoli di legno. Siccome ai tempi, se potessi avere 1.000 lire al mese, voi pensate un po' a che cifra poteva essere, no? E a Don Venturelli arriva una lettera della Delegazione per l'assistenza agli immigrati ebrei del 1 luglio del 45, che recita: ci è gradita l'occasione, siamo spiacenti di non averlo potuto fare prima, per inviare i nostri più commossi e sentiti ringraziamenti per la caritatevole opera da lei svolta a favore dei nostri correligionari che si trovavano internati nel campo di Fossoli. Eravamo a conoscenza di quanto era stato da lei fatto con spirito altruistico e con grande generosità, e quindi maggiormente siamo lieti di manifestarle la nostra profonda gratitudine. Con la fine della guerra, il campo di Fossoli cambia inquilini, nel senso che a questo punto ci sono i fascisti. E cosa fa Venturelli? Ha
aiuta i fascisti, ma non è che li aiuta a fuggire, gli porta le riviste che vogliono loro. E questa cosa non va bene, e questa cosa non va bene perché sull'Ampi, in un foglio considerato antidemocratico, Ampi di Fossoli, si esprime così: 14 gennaio del 46. Ci consta che il prete di Fossoli introduce il giornale La Lanterna nel campo di Fossoli, fino a che gli ospiti repubblichini gli passasse il Vangelo, nulla di male, anzi, che quei messeri ne hanno molto bisogno, loro no, eh. La Lanterna non ci pare il foglio più indicato, data la sua impostazione antidemocratica. E siccome Venturelli gli passa i giornali che vogliono loro, viene ammazzato come un cane al lato della strada. Dopo que tutto quello che aveva fatto, perché il problema di tanti che sono qui. Allora, la cosa bella di questo libro, di questi preti, che non sono, cioè ci sono i santi, però c'è anche il fesso, detto francamente, no? C'è lo sprovveduto, c'è l'avaro, c'è quello che non capisce molto bene di che cosa si stia parlando, cioè sono uomini, no? Ma soprattutto c'è gente che è contro la violenza, no? È contro la violenza, sia da una parte che dall'altra. E questo non va bene né da una parte né dall'altra. Poi troviamo personaggi che sono in mezzo, si trovano in mezzo e vengono implicabilmente fatti fuori o da una parte o dall'altra. Ma questo è il destino, ma questo è il destino della Chiesa. Cioè, questa chiesa di Pio di Livoschio, che sorge a poca distanza da un monumento alla Resistenza, che è giusto che sia lì, perché l'ottava Brigata Garibaldi, una delle prime che si è formata, è giusto, no? Infatti, il 25 aprile ci sono le manifestazioni, giusto così. Però da Pio di Livoschio la chiesa ha questo senso, ha un senso di una possibilità di una pace, finalmente di una pace, di una ricomposizione, a patto che tutti vengano ricordati, o tutti o nessuno. Spero di essere stato nei tempi, se ci sono altre Sì, domande. perfetto. Ti segnalo alcuni commenti dei lettori. C'è Angelo Betti che scrive: Nella mia famiglia è viva la memoria di Don Pietro Tonelli, morto a Pieve di Rivosco nel 1944, firmato Don Fabrizio Tonelli. E poi c'è Luigi Lamma che ti scrive: Da Carpi, complimenti per il ricordo di Venturelli. Ecco Alberto, diciamo così, mi sembra molto toccante la tua conclusione, come anche poi la postfazione che hai voluto alla fine del libro di Donaldo Cianci. Ecco, se potessi sintetizzare in 2 minuti qual è il messaggio, il tuo messaggio, dopo aver, diciamo così, affrontato queste pagine che grondano, come abbiamo detto, di dolore, però anche di santità, e poi diciamo così, un momento di crisi di identità da tutti i punti di vista. Mi sembra che questo sia un libro che bisognerebbe adottare nei seminari, perché alla fine è un inno, no? A che cosa può essere una vocazione sacerdotale che si spende fino all'ultimo per il proprio gregge. Che ne dici? Ma io direi di sì. Don Marco Cianci fa questa cosa, cita questa cosa bellissima di Thomas Merton: se avete paura dell'amore, non dite mai messa. La messa farà riversare sulle vostre anime un torrente di sofferenza interiore che ha un'unica funzione, di spaccarvi in due, affinché tutta la gente del mondo possa entrare nel vostro cuore. Se avete paura della gente, non dite mai messa. E un'altra citazione è questa di Madeleine del Breil: l'assenza di un vero prete in una vita è una miseria senza nome. Il più grande regalo che si possa fare, la più grande carità che si possa arrecare è un prete che sia un vero prete. Ma giustamente viene notato che tutte le storie di questi sacerdoti nascono da famiglie, e sono famiglie numerose, sono famiglie contadine, sono famiglie che fanno una vita spesso abbastanza dura e difficile, come doveva essere negli anni 30-20, che era veramente dura. Cioè, se fossero qui i nostri nonni a parlare di Covid, si metterebbero a ridere in greco. I preti e le famiglie sono quei gruppi o quegli individui che sono così scemi, secondo la morale corrente, da sacrificare la propria vita giorno per giorno, attimo per attimo, per qualcun altro.
penso un po', ma sono quelli che però salvano il mondo. Cioè, forse bisognerebbe partire da questi due elementi e con questo libro, sì, penso che la cosa possa essere molto più, diciamo, credo che sia abbastanza evidente. E così come è abbastanza evidente, lo ridico per l'ennesima volta, che l'intento di Don Alberto Benedettini, di tutti quelli che l'hanno seguito e anche del sottoscritto che arriva per ultimo, non era quello di fare la polemica antiresistenziale, che peraltro io non condivido, ma semplicemente di mettere insieme tutto, no, per finalmente dare una cifra e un pensiero di sintesi comune a tutto ciò che è accaduto. Se noi non facciamo questa operazione storica, dalla crisi morale intellettuale che viviamo, non usciremo mai più. Questo è un dato. Grazie Alberto, c'è ancora un commento, poi siamo in chiusura, per cui dobbiamo, che è Lino Oltrati che ti scrive: Ciao Alberto, dopo avermi stupito anni fa con la precisione della battaglia di Lepanto, devo confessarti che questa sera ho percepito la tua emozione nel raccontare questi fatti. Grazie, cercherò il libro Lino. Direi che tutti gli ascoltatori, che sono tanti, che ci stanno seguendo, hanno avuto chiarissima la percezione di tutta la passione divorante che ti ha preso in questo libro, perché l'idea è abbastanza recente. Poi, come al solito, quando ti prendono queste passioni, ti sei buttato a capofitto, immagino togliendo tante ore al tuo sonno, se un po' ti conosco, e quindi questa è la passione che si respira in ognuna delle pagine di questo libro. Tra l'altro, abbiamo voluto mettere, adesso lo faccio vedere, il libro, te lo faccio vedere ancora una volta, la copertina, vedete, o tutti o nessuno, con questa drammatica immagine di una fucilazione. Il libro, per dove Alberto è riuscito, abbiamo cercato di mettere le foto di questi sacerdoti, vedete? Ovviamente sono spessissimo immagini di qualità bassa, perché sono fototessere, poco altro, però ci è sembrato importante perché appunto sono piccoli appigli della memoria che possono contribuire a ricordare questi esempi di santità. Noi, tu stasera hai aperto una strada, Alberto, per cui ti ringraziamo, è una strada pionieristica, e speriamo che ci siano ulteriori ricerche e che possano andare avanti questi processi di beatificazione, che sono già aperti. Parlavamo di 8 processi di beatificazione di queste figure, perché sono figure che davvero meritano di essere ricordate. C'è qualcuno che dice: ho appena ordinato il libro in formato Kindle. Ci fa benissimo chiunque, qualsiasi importante, è ordinarlo il libro. Se vi è piaciuta la diretta, tra pochi minuti sarà disponibile, per cui potete consegnare agli amici e, diciamo così, sapete che, come dice il nostro direttore, il libro è il migliore alleato del pensiero. Come Edizioni Ars, cerchiamo di fare cultura, però la cultura passa per il passaparola. Il modo più efficace è sempre passare parola, per cui se vi è piaciuta questa diretta, se vi è piaciuto questo libro, fatelo conoscere agli amici, perché ancora, a dispetto di Instagram, Facebook e dintorni, che peraltro usiamo molto volentieri, questo è il passaparola degli amici, il modo più efficace per contribuire alla nostra buona battaglia. Anna Leoni ti saluta dicendo grazie Alberto per queste emozioni. Silvana Montalti, poi chiudiamo, l'ultimo minuto che ci rimane questa diretta. Grazie per questa strada aperta e spalancata al mondo. Col libro avremo la possibilità di far conoscere ai nostri giovani tutto questo, e mi sembra un bellissimo. Grazie Silvana per questo tuo messaggio. È davvero un augurio che faccio a tutti, e ad Alberto in primo luogo, perché del resto oggi è il battesimo di questo libro, per cui Alberto, in bocca al lupo. Da questa settimana tu sei partito in libreria, per cui bocca al lupo veramente grande. Grazie. Grazie a tutti quelli che ci avete seguiti, vi do l'appuntamento. Allora, vi ricordo le prossime, per chi fosse collegato adesso, le prossime dirette della settimana saranno martedì sera alle 21 sulla vita di Michelangelo, mercoledì alle 19, sempre sul canale Facebook, questo canale qui delle Edizioni Ares,
Gli ultimi soldati del re di Eugenio Corti, la rivisitazione di questo libro con Renato Farina, Silvia Stucchi e Dario Romani. E poi giovedì alle 21 torniamo in prima serata con il nuovissimo romanzo di Elisabetta Sala su questo grande affresco, Il Carro della Spada, sulla guerra dei 30 anni, una storia d'amore con questo paesaggio terribile e suggestivo della guerra dei 30 anni. Grazie davvero a tutti e buona serata ancora una volta. Grazie infinitamente Alberto, alla prossima. Un salutone Grazie. dalle Edizioni Ares. A presto. Grazie.